Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Vai, vai. No, Mirta, no, intanto è molto bella questa cosa di Crosetto che canta Bella Ciao, no? Perché, insomma, ricordiamo che tutta la campagna elettorale fu fatta sul fatto fascismo-antifascismo, no? Cioè, se arrivavano i fascisti al governo, la marcia su Roma, per carità, con tutto il rispetto per le argomentazioni di chi aveva delle paure. Insomma, oggi che il ministro della difesa del governo di destra guidato da Giorgia Meloni canti Bella Ciao, secondo me è una cosa positiva. Detto io lo trovo questo, anche corretto, perché per me è il canto della libertà, Bella Ciao, quindi non dovrebbe avere etichette politiche. Ma certamente, ma tutte le esitazioni che anche membri del governo avevano usato, no, quando si parla del 25 aprile. Comunque, mettiamola nell'elenco delle cose positive della giornata. Prima i bilanci, è chiaro che possono essere diversi, visti da diversi punti di vista. Mi passi una battuta. Ricordiamo tutti la favola della gazzella che ogni mattina si sveglia in Africa, no? E deve correre più veloce del leone. Io penso che Giorgia Meloni si sveglia ogni mattina pensando che dovrà correre più veloce delle scemenze di qualche suo ministro o di qualche suo parlamentare. Perché? No, mi veniva questo paragone pensando all'ultima proposta fatta di mandare in galera i clienti delle prostitute. No, per carità, sì, ognuno avrà le sue opinioni, però tutte queste cose come l'attacco alla BCE da parte proprio di Crosetto, come tutte le polemiche di Nordio che poi sono rientrate dopo che Meloni ha spiegato a Nordio che non deve creare dei problemi con i magistrati. Io credo che in questo momento lei abbia più problemi, diciamo, con gli amici che con gli avversari, perché gli avversari non si sentono e non si vedono, non parlo della sinistra, non pervenuti, mentre all'interno della sua maggioranza, a parte le tensioni di sempre, Lega, Forza Italia, eccetera, ci sono troppe iniziative personali, ecco, che le hanno creato dei disturbi. Scusami, per esempio, a proposito dei disturbi, dato che esco dalle autonomie adesso e da questo dibattito nord-sud che infiamma molto gli animi, potrebbe essere un disturbo questa Lega così decisa a portare a casa una misura identitaria anche per dire ci siamo? No, non credo. Io credo che questo, tra l'altro, diciamo, il tema delle autonomie non è un tema inventato dalla Lega, tanto insomma è previsto, il tema delle autonomie è previsto dalla Costituzione, ci sono stati, diciamo, referendum, un dibattito che si protrae da tempo. Credo che in questi casi il Presidente del Consiglio e la sua parte politica debbano affrontare un tema importante nella maniera più seria possibile, penso che lo faranno, ma non credo che possano nascere da questo dei problemi per Giorgia Meloni. E ripeto, possono nascere anche questo lo vedremo nei prossimi mesi, un po' dall'usura di una premier donna che ha un peso sulle spalle gigantesco, che tiene anche famiglia. No, lo dico pensando alla premier neozelandese. Cioè, come no? Attenzione, la premier neozelandese getta la spugna perché dice non ce la faccio più. Non sarà questo il caso di Giorgia Meloni, ma è molto interessante quello che dici. Attenzione che il peso su una donna, la prima esperienza di questo genere, insomma, si sentirà. Se non le danno una mano. Ha detto una cosa che noi donne conosciamo sulla pelle.